Benvenuti a Rotondella. In rilevamento geologico all'Università di Bari. E voglio mostrarvi a cosa va incontro chi come me si approccia alla geologia sul campo al fine di creare una carta geologica che descrive diversi tipi di rocce presenti nell'area da cartografare. In questo caso l'unità litostratigrafica prevalente è chiamata Tufidi di Tusa. Le tufidi di Tusa sono una facies arenacea argillosa proveniente dalla sedimentazione di materiale vulcanico. Siamo nell'Oligocene superiore, circa 30 milioni di anni fa. In quest'area ci troveremmo sotto il livello del mare. Siamo in una zona tettonicamente attiva, piena orogenesi appenninica. I movimenti tellurici smuovono questo sedimento vulcanico in cima ad una scarpata, che, incanalandosi in canyon, forma delle vere e proprie frane sottomarine. Arrivati alla base della scarpata, la quantità di moto diminuisce e il sedimento inizia a depositarsi, partendo dal più grossolano, quindi pesante, al più fine, nella piana abissale. Questo processo prende il nome di corrente di torbida. Con il passare del tempo avvengono più fenomeni gravitativi che, nei milioni di anni, formano la roccia presente nella zona sud-ovest di Rotondella.